La Lazio riesce a ribaltare il fronte adesso, grazie a quest'ottima occupazione dello spazio. Il filtrante per il tentativo con il destro da parte di Maggi. Risponde Di Domenica e rimane sullo 0-0 il risultato. Niang che tenta un dribbling difficile. Fardelli interviene, allora De Rossi può mandare in mezzo dalle parti di Salvatori. Di Domenica evita il corner, ma è un nuovo cross e sotto a porta arriva alla fine il vantaggio della Lazio con Salvatori. Con Capobianco che va subito a cercare tra le linee il numero 11, che va alla conclusione. Pericoloso qui. Forestali, la palla è larga sul palo sinistro. Capitano tra le linee, il tocco sbagliato di Forestali. Allora Maggi riconquista sulla fascia destra, si lancia Jaipen. Pallone preciso con Jaipen che va alla conclusione dal lato corto di destra. Gran parata di Di Domenica che la tiene. Il numero 7. Ma è buono per De Rossi, che va per Maggi. Maggi ha spazio per la conclusione. L'uscita di Di Domenica, poi ancora Maggi la mette sul secondo palo. E sotto porta ancora una volta il gol di De Rossi. Il raddoppio biancoceleste. La Lazio con Semurile che adesso va tra le linee. Portanova la gira verso la porta. La deviazione può favorire il numero 8, che con il sinistro si gira e la mette in porta. Salvatori 3-0 per la Lazio. Oh, due gli uomini in barriera. Il fischio dell'arbitro. La sinistro di Gerardi che va direttamente verso la porta. Il pallone è alto di pochissimo. Sopra la traversa un brivido per Di Domenica. Maggi portato fuori. Messo giù. Dunque Gerardi in avanti. Fardelli la palla sfila. Oltre il palo alla destra di Garattini. Dalle parti di Portanova. Portanova contro Raimo, il tocco di Raimo per Di Domenica. Di Domenica se la sposta e cede il pallone per Cologi, rimpallo favorevole alla Lazio con Maggi che va alla conclusione, si stende alla sua sinistra Di Domenica e salva il Ferratella. Buona fede. Non riesce a toccarla De Rossi, il pallone arriva comunque a Portanova. Portanova sfida Cologi, entra in area, Portanova davanti a Di Domenica, lo salta, va alla conclusione, alla fine la tiene il portiere del Ferratella e fa una grande parata. Verso il secondo palo, colpo di testa di Araimo, salvataggio sulla linea, pallone però al rimorchio per Altamore che mette in mezzo e Briotti sotto porta, accorcia di distanza per il Ferratella. Fascia all'altra, interviene in Domenica, ultimo tocco è però il suo che non ha avuto un buon impatto e dunque l'1-2 ancora con Jaipen che procede verso la porta, può andare sul secondo palo e Salvatore insacca. Verso al secondo palo e poi arriva il colpo di testa di Cologi che accorcia nuovamente le distanze per il Ferratella. Semurile la alza, Domenici la liscia e dunque Ciarapi in verticale, colpo di testa di Forestali ad appoggiare su Briotti, Briotti con il sinistro, il Ferratella la riapre, c'è solo un gol tra le due squadre adesso. Ormai allo scadere del match e dunque termina così una partita bellissima, vinta per 4-3 dall'Accademia Lazio Sud sul Ferratella.